Cari amiche e cari amici, ben ritrovati su NPR Matematica, il canale di lezioni gratuite sui diversi temi che riguardano il mondo della matematica e della geometria. Questa serie di video è dedicata nello specifico alle grandezze ed alle relative misure. In particolare, in questa lezione svolgeremo un'esercitazione riguardante la misura di segmenti. Nella lezione teorica abbiamo già illustrato ampiamente come la misura della lunghezza di un segmento richieda la scelta di un'unità di misura. In accordo con questo concetto, il presente esercizio ci chiede di determinare la misura del segmento AB, questo segmento, impiegando l'unità di misura specificata dal segmento CD. L'operazione di misura del segmento AB può quindi essere eseguita semplicemente andando a contare quante volte l'unità di misura è contenuta nel segmento AB. Per fare ciò, replichiamo più volte il segmento CD sul nostro foglio a quadretti, partendo dal punto A fino a raggiungere l'estremo B del segmento AB. A questo punto possiamo contare le repliche del segmento CD che compongono il nostro segmento AB e osserviamo che sono esattamente 6, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 repliche del segmento CD. L'ultima replica del segmento CD raggiunge infatti esattamente il punto B senza eccedere oltre. Possiamo quindi affermare che la lunghezza del segmento AB è pari a 6 segmenti CD e dal momento che il segmento CD è la nostra unità di misura, U, scriveremo che AB è uguale a 6U. L'unità di misura U vediamo che è stata scelta pari a due quadratini del nostro foglio a quadretti, 1 e 2. Ma nessuno ci vieta di scegliere unità di misura differenti. Ad esempio, possiamo scegliere un'unità di misura composta da tre quadratini, 1, 2 e 3. Pertanto, il nostro segmento CD sarà lungo tre quadratini, come indicato in questa figura. È evidente che cambiando l'unità di misura cambierà anche il valore della misura del nostro segmento AB. In particolare, se l'unità di misura ha una lunghezza maggiore rispetto alla precedente, allora non ci aspettiamo più che il segmento AB misuri 6 unità di misura, ma ci attendiamo un valore inferiore. Andiamolo a calcolare. Come fatto nel caso precedente, replichiamo il segmento CD a partire dal punto A fino a raggiungere il punto B del nostro segmento AB. In questo caso sono sufficienti 4 repliche del segmento CD per coprire interamente il segmento AB. Una replica, due repliche, tre repliche, quattro repliche del segmento CD. Dunque, scriveremo che il segmento AB è lungo 4U. Anche in questo caso, come evidenziato da queste frecce in rosso, notiamo che l'ultima replica del segmento CD raggiunge esattamente l'estremo B del segmento AB e quindi la misurazione effettuata porta ad un numero intero, 4. Prendiamo ora in considerazione il seguente caso. Vediamo in particolare che replicando più volte il segmento CD, che è la nostra unità di misura, non raggiungiamo esattamente l'estremo B del segmento AB. L'ultima replica infatti eccede, oltrepassa la posizione del punto B. Questo eccesso è pari ad un quadratino, ossia alla metà del segmento CD, che rappresenta, come sappiamo, la nostra unità di misura. Pertanto, nel contare le repliche, avremo da considerare 5 repliche complete dell'unità di misura, 1, 2, 3,
4 e 5 repliche complete, mentre quest'ultima va conteggiata solo in parte. Nello specifico vediamo che per arrivare all'estremo B è sufficiente solo la metà di questo segmento, e cioè quella indicata dal piccolo segmento rosso. Quindi, anziché conteggiare un'altra unità di misura completa, ne conteggeremo metà, ossia 0,5 U. Ne deriva che la lunghezza del segmento AB è data da 5 repliche complete più metà replica della nostra unità di misura, quindi più 0,5 U. 5 più 0,5 fa 5,5 unità di misura, quindi il nostro segmento AB è grande 5,5 U. Bene, siamo giunti al termine di questa lezione e ci auguriamo che sia risultata utile e di vostro gradimento. In tal caso vi suggeriamo alcune azioni utili che contribuiranno a far crescere questo canale. In particolare vi invitiamo ad inviarci i vostri commenti, a mettere un like e a condividere questo video con i vostri amici. Non dimenticate infine di iscrivervi al nostro canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre attività. Grazie per l'attenzione e alla prossima!